veramente sono ingiocabili, ragazzi. Cambiano gli interpreti, ma non cambia il risultato. Cioè, qua si fa minimo 4 gol, se no non sono contenti. Ragazzi, i numeri sono da record, eh. I numeri sono da record perché nel 2024, 2000, quanti ne abbiamo? 2024 hanno fatto 10 partite, 10 vittorie tra campionato, Champions League e Supercoppa italiana. Perciò i numeri sono veramente da record, questi sono destinati a scrivere la storia. Poi è pazzesco perché io inizio, adesso mi mettono anche un po' in difficoltà perché inizio i video sempre nella stessa maniera. Cioè, non è che posso iniziare in un'altra maniera, vincono. Convincono, giocano bene, perciò io posso solo che iniziare nella stessa maniera. Anzi, oggi in maniera differente cosa ho fatto? Ho iniziato 2 minuti prima. Stanno ancora giocando. In questo momento si è mangiato un gol Dumfries pazzesco, se no era anche 5-0. Ho detto, per fare qualcosa di diverso, inizio a partita ancora in corso. È inusuale, io non lo faccio spesso, perciò su, dai ragazzi, anche perché se no mi tocca raccontare sempre le stesse cose. A volte mi sembra quasi di commentare la stessa partita. Cambiano gli interpreti, anche gli avversari, ma è la stessa partita. Stravincono, sono pazzeschi. Belli siete ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nice nella casa del pane e baluni in questo tour de force di questa domenica di calcio. Insomma, Juventus alle 12, alle 15 il Napoli, l'Inter alle 18 e dopo l'Inter ci sarà il Milan. Perciò un grande tour de force delle big italiane. E insomma, la partita sta per finire, mancano pochi secondi alla fine. Il risultato è sul 4-0. L'Inter ha letteralmente travolto il Lecce, e nonostante abbia fatto un folto turnover, cioè veramente è incredibile quello che stava facendo l'Inter in questa stagione. Veramente incredibile. Non c'è mai uno spiraglio di possibilità per gli avversari, niente, proprio dritti, dritti, dritti verso il loro obiettivo. Tanta roba, dai ragazzi, parliamone, dedichiamoci 10 minuti insieme. Prima di cominciare, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, mi raccomando, fatelo, è importante, è gratuito, non costa nulla. Togliamo quel 17 perché siamo arrivati a quota 17.000, vi ringrazio, togliamo, io sono un po' superstizioso. Se ci iscriviamo ancora di più, arriviamo presto a 18.000, così poi dopo non ve lo chiedo più. Prometto, però togliamo quel 17. A parte gli scherzi, ragazzi, mettete un bel like al video, ditemi la vostra nei commenti, sapete quanto ci tengo, finite in questo istante, perché insomma in base ai vostri commenti io riesco anche a creare qualche contenuto in più, prendo spunto dai vostri commenti, perciò mi fa molto piacere. Venitemi a seguire anche su Instagram, un gruppo Telegram, nella descrizione di questo video ci sono tutti i vari link e soprattutto ragazzi venite a seguirmi anche sul canale dei Giargia. Allora, ragazzi, partita finita 4-0. Tutti quanti si pensava e a Lecce è difficile perché Lecce è vero, perché poi Lecce è una squadra che in casa quando incontra le big le prepara sempre in maniera proprio tosta e insomma, poteva esserci quell'incognita lì, ma contro una squadra così attrezzata, così sul pezzo, così in forma, così performante è difficile trovare la possibilità di potergli mettere il bastone tra le ruote, anche se poi Lecce ha cercato di farlo, no? Insomma, è riuscita quantomeno a chiudere il primo tempo solo sotto di 1-0. Solitamente l'Inter già 3-0 alla fine del primo tempo. Perciò, dal punto di vista del cioè, ci sono riusciti a chiudere solo 1-0. Poi è iniziato il secondo tempo, ha fatto subito 2 gol e la partita è finita. Perciò, ragazzi, se non è di a destra e a sinistra, se non è sopra e sotto, ma il risultato è sempre quello. L'Inter veramente è in una stagione, come si dice, in una condizione pazzesca, tutti quanti, a livello fisico, a livello psicologico e a livello tecnico, sono in una condizione incredibile. Oggi ha fatto anche un folto turnover, perché insomma mancava Calhanoglu, mancava Barella, mancava comunque Thuram, in difesa Bastoni ha riposato, ha giocato Bastoni e Pavard ha riposato, ha giocato De Vrij e Bissek, cioè, insomma ha fatto un folto turnover, però quando le idee sono quelle, sì, è vero, cambiano gli interpreti, poi ci può essere uno più forte, c'è il titolare e il non titolare, e questo lo sappiamo, ma le idee sono quelle, le idee dell'allenatore che trasmette ai suoi giocatori sono quelle, perciò basta metterle in atto. Oggi l'Inter è una squadra
dove non ha bisogno il fenomeno, è proprio ha un modo di giocare che anche uno meno bravo fa, se fa il compito che Inzaghi gli dice di fare, fa la sua figura. Poi certo, ripeto, i titolari sono un'altra cosa, però insomma, oggi a Lecce potevi permetterti il lusso di fare fiatare qualcuno. Insomma, anche a livello, se tu metti filo in cascina come ha fatto l'Inter, oggi puoi gestire in maniera ottimale quel vantaggio che hai e andare a farti una Champions League, per poter veramente pensare di fare veramente bene. Oggi l'Inter veramente può veramente scrivere la storia, perché i numeri che ha in questo momento sono da record. Nel 2024 ha fatto un qualcosa di clamoroso. 10 vittorie, 10 partite, 10 vittorie non è da tutti, ragazzi, non è da tutti. Senza tralasciare il 2023, quello che hanno chiuso, che è stato qualcosa di incredibile. Hanno iniziato il campionato alla grande, arrivavano dalla passata stagione una fine. Cioè, insomma, veramente, sono in una condizione pazzesca e bisogna, e non lo faccio spesso, dare tanto merito anche a questo allenatore che io sinceramente, non mi ha mai fatto impazzire negli anni passati. Oggi devo dire che devo ricredermi perché insomma, non solo i numeri dicono che sta facendo bene, evidentemente vincendo fai bene. Però è riuscito perché, ricordiamoci ragazzi che l'anno scorso Inzaghi è stato messo in più di una circostanza anche dai suoi dirigenti, è stato messo in discussione, quando erano arrivate le 12 sconfitte consecutive, a un certo momento era lì che barcollava, insomma poi ha saputo riprendersi, è andata avanti per la sua strada, è andata avanti con le sue idee di gioco, è andata avanti, ha migliorato dove doveva migliorare, però insomma è uno che in questo momento è tra i top allenatori europei, perché per quello che sta facendo veramente è clamoroso, ragazzi, i numeri dell'Inter sono incredibili, cioè, ma poi convince, cioè, nulla mai viene per caso, al di là del mostro che hanno lì davanti, Lautaro Martinez, no, che lui oramai, secondo me, vuole battere i record, perché ha una media gol pazzesca, non so quanto è arrivato, 25 partite, 23 gol, qualcosa del genere, 22, c'è cioè un qualcosa vero, oggi doppietta, ha superato i 100 gol con l'Inter, insomma, sta scrivendo anche lui la sua storia e la sta scrivendo insieme all'Inter alla grande in quest'annata, veramente. Perciò quando tu hai un giocatore, un capitano del genere che veramente, porta la sua squadra alla vittoria anche quando magari in certi momenti è un po' più in difficoltà, quando tu fai riposare Barella e comunque hai un Frattesi che entra, anche lì non è che mi faccia impazzire, però Frattesi ogni volta che gioca fa gol. Ragazzi, entra, non è Barella, non è, perché ci sono delle categorie tra uno e l'altro, però quando entra fa il suo e fa gol. Aslani, quando entra, quelle volte che è stato chiamato per sostituire o per sostituire Çalhanoğlu, l'ha fatto bene. Non è Çalhanoğlu, anche lì ci sono delle differenze, però ha fatto bene. Cioè, l'Inter non perde se non ha i titolari, non perde, lo sa, vince lo stesso e vince 4-0. Con i titolari vince 4-0. Senza i titolari vince 4-0, perciò vuol dire che è l'idea di gioco e le idee che trasmette Inzaghi che vanno alla grande. Poi, evidentemente, poi con i titolari magari in certe situazioni è più semplice, però insomma, a me mi sembra che come squadra è proprio molto, molto sul pezzo. Stanno veramente, stanno distruggendo stanno distruggendo se non l'hanno già distrutto il campionato, e sono pronti a scrivere la storia anche secondo me in Europa, possono dire la loro, perché. Per come gioca questa Inter, io penso che, le grandi squadre europee devono tenere le antenne dritte perché è paurosa, i numeri dell'Inter sono veramente paurosi e hanno fame e hanno raggiunto una consapevolezza dei propri mezzi che è veramente incredibile. La testa secondo me nel calcio fa il 70% delle cose, poi devi avere anche i piedi, la tattica, tutto, ma la testa è incredibile e oggi l'Inter proprio loro ci sono di testa in maniera proprio incredibile, ragazzi, incredibile. Dai, andiamo a vedere il mio per cosa lottiamo. Speriamo di non perdere perché, insomma, da che tutti quanti, ma ormai il terzo posto, insomma, settimana scorsa potevi addirittura passare secondo, hai perso, sei rimasto terzo. Oggi la Juve vince all'ultimo istante, se tu perdi sei veramente, inizia, perché poi c'è il recupero dell'Atalanta, vabbè che gioca con l'Inter, diventa difficile, però insomma bisogna stare attenti. Dai, ci
Andiamo a vedere il Milan, live reaction, poi ci vediamo per il post partita. Vi abbraccio di cuore a tutti quanti, vi chiedo un bel like al video, iscrivetevi al canale, come dico sempre io. Bye bye!